Buongiorno ragazzi, altro giro, altra corsa, Festival dell'Oriente anche oggi. Io sto meglio, ieri alla fine è andata bene. Il fatto è che questo Festival dell'Oriente ammassa un sacco di noi. Infatti tra chi ha la febbre, tra chi si sta ammalando, anch'io appunto mi sono ammalata, eccetera eccetera. Un ragazzo oggi ha 39 di febbre e quindi cioè non potrà venire. E quindi lo sostituirò io sul palco, solo che è un pezzo che, in cui io non ho mai ballato effettivamente con i ragazzi, quindi niente, ballerò io perché così non rimane il buco e i ragazzi possono comunque fare la coreografia, ma nulla, sarà un po' un'improvvisazione, cioè ovviamente il pezzo lo so perché l'ho insegnato io. Bene ragazzi, sono arrivata, ormai i tizi del parcheggio mi conoscono, quindi mi vedono, già mi aprono le porte del parcheggio, mi salutano. E ieri il tizio che mi deve controllare il biglietto mi fa: ma io devo ancora capire chi sei tu, che cosa fai al festival, faccio una ballerina. Perché effettivamente la gente mi vede sempre entrare, però non ho la faccia da un espositore di kebab, non ho la faccia da una che fa messaggi massaggi olistici, quindi effettivamente magari due domande qualcuno se la fa. Comunque sono arrivata in tempo, cioè in tempo con calma e serenità, però sono arrivata, c'è ancora tanto tempo disponibile, così magari riesco a farmi un giretto per la fiera, sarebbe una bella cosa. Ragazzi, sono vestita da Pink, intanto loro stanno facendo cacciara. Ok. Ragazzi, questa è la situazione post Festival dell'Oriente e questa è la mia voce. Ah. È un po' più alta la gavetta della Francesca. Guardate come mi muovo, cazzo! Madonna! Per questo da qui mi sono intervenire che non lo fa! Fatti lo stesso! Torna indietro! No, dobbiamo sistemare questa situazione. Vai qua, dai. Ehi, ciao. Buongiorno ragazzi, ultimi giorni di Festival dell'Oriente. Ultimo giorno di Festival dell'Oriente. Devo dire che mi dispiace perché è sempre bello quando ci sono questi eventi. È faticoso, tutto quello che vuoi, comunque stancante, tutto quello che vuoi. Però è bello perché vedi sempre i ragazzi stare insieme, si crea gruppo, noi stiamo in compagnia dei ragazzi, loro stanno in nostra compagnia, per quanto riguarda la mia associazione ci facciamo conoscere, un sacco di richieste, sto avendo altre persone che mi stanno chiedendo di partecipare ai corsi. Ragazzi, sono a casa, è finito il Festival dell'Oriente, ho ripreso niente, cioè ho ripreso veramente pochissimo, perché anche se oggi è stata molto più soft, dato che c'erano solo i ragazzi di Laura, comunque stai là, fai cose, eccetera, eccetera. Però, raga, mi dispiace che sia stato l'ultimo giorno, perché sono stati bellissimi questi giorni di festival. Io già il secondo anno che lo faccio, però, è stato super inclusivo, abbiamo fatto un sacco di cose, un sacco di riscontri, un sacco di gente che ci segue adesso nella pagina, che ci ha chiesto per altre informazioni, nuove aperture, super interessati alla nostra scuola. Me l'ha regalato un ragazzo della bancarella accanto, dato che è l'ultimo giorno, era la fine, eravamo nello stesso banco insieme, c'era la stessa fila, e ha detto: tieni, te lo regalo, e quindi ho portato a casa un cimmi, non è vero però, dai, carinissimo. Domani ci sono un sacco di novità, cioè domani mattina mi sveglio, vi racconto, e oltretutto dalla prossima settimana, che è lunedì, mancheranno 6 giorni al mio compleanno, che compierò 27 anni, ragazzi, 27 anni, e il 16 di dicembre sarà il mio compleanno e io festeggerò proprio il 16 con la Nicole e la Debbie, quindi niente, sarà una super serata. Buongiorno ragazzi, qua siamo già operativi, pronti a iniziare una nuova settimana ricca di cose da fare. Ieri appunto è finito il Festival dell'Oriente e ci sono state tanti nuovi punti di vista, richieste, cose, tanto che io e Laura ci siamo guardate e abbiamo detto: senti, ma se noi puntini di sospensione? E quindi tutte e due ci stiamo attivando per martedì fare un punto della situazione, quindi oggi è lunedì, quindi domani fare un punto della situazione, io cerco delle cose, lei cerca delle altre, e vedere se riusciamo entro fine di questo mese, inizio del prossimo, quindi gennaio, a creare qualcosa di nuovo.
Se così è, io avrò un botto di lavoro da fare, non che mi dispiaccia assolutamente, però un sacco di lavoro da fare perché c'è già una nuova sede in apertura a gennaio e più ci sono altre cose in ballo, quindi molto molto bene, quindi direi di iniziare subito a vedere quello che ci serve. Andando a fare un po' di spesa, comunque stamattina molto proficua perché abbiamo tirato giù tutte le informazioni che dovevamo tirare giù e c'è tantissimo materiale. Secondo me l'idea che abbiamo in mente si realizzerà, quindi vedremo, tanto saprete tutto nei prossimi giorni o settimane. Buongiorno ragazzi, siamo già operativi, aiuto, da un po' di ore. Non so mai come mettere sta frangia, ma dal vivo ha un senso. E nulla, siamo già operativi appunto da un po' di ore, stiamo sistemando delle cose di lavoro. E ora dovrei anche vedere anche un'altra roba. Queste settimane saranno delle settimane abbastanza full di lavoro, perché dato che volevo tenermi libera ovviamente il Natale e il Capodanno, perché Capodanno qui lo dico, ma verrete com'è sicuramente... Capodanno sarà fuori Italia, ragazzi, ho sempre voluto fare un Capodanno fuori Italia, a parte che non ho detto sia l'ultimo, può essere il primo di una lunga serie, quindi farò queste due settimane abbastanza full, guardo di là perché ho lì il calendario, farò queste due settimane abbastanza full, però poi iniziano le vacanze, quindi saranno tipo due settimane di vacanza. E dopo si riparte con il botto, perché si riparte anche con la nuova sede e forse con delle novità. Infatti ho stasera Laura viene da me e parliamo di alcune cose, ci confrontiamo e vediamo un attimino come andare avanti. Oltretutto oggi i miei ragazzi di Cagià riceveranno una sorpresa, infatti vedo se riuscirò a riprendere questo momento. Praticamente tornerà nel gruppo una ragazza che era andata via per problemi suoi e mi ha chiesto appunto se poteva tornare, ovviamente gli ho detto di sì, e nulla, mi ha detto di non dire nulla alle altre perché appunto vuole farle una sorpresa. Eccolo qua, fantastico, stupendo, meraviglioso. Vuole fargli una sorpresa e quindi vediamo se riesco a riprendere questa situazione, perché le ragazze sanno che dovrebbe tornare perché se ne è parlato, ma non sanno se effettivamente è vero. Infatti sono qua che mi chiedono ma torna, ma non torna, ma viene, ma non viene, cosa ho deciso di fare, cosa ho deciso di non fare. Io dico ragazzi no, non lo so, insomma, se vorrà tornare tornerà, e invece io so che lei vuole tornare, ma mi ha detto che di mantenere il segreto perché vuole farmi una sorpresa. Stiamo organizzando per il nostro compleanno, no? Ci è venuta in mente un'idea, stavamo pensando che cosa mettere sulla torta, dato che siamo in tante persone, saremo tipo più di 20 se non mi sbaglio, abbiamo deciso di fare due torte, una più grande e una un pochino più piccolina, e abbiamo detto che cosa scriviamo, auguri Jenny, Nicole, cioè tutto quanto, o scriviamo qualcosa di divertente, e raga a me è venuto in mente di scrivere auguri Sid, Manny e Diego, che sono quelli dell'area glaciale, perché siamo noi. Cioè noi ogni volta scherziamo su questa cosa, che la Nicole è palese Sid, cioè se voi conosceste la Nicole è lei, identica. La Debbie è palese Manny, cioè identica, e io sono palese Diego, cioè su tutto, tipo ogni cosa. E siamo il trio e vogliamo mettere questa foto qua sulla torta, che spero ce la possano stampare, perché fa morire da ridere. E mi immagino... quello che deve fare la torta, che gli arriva questa richiesta del tipo stampa questa foto nella torta, gli arriva la foto, la apre, la scarica, dice ma che cazzo. Buongiorno ragazzi, mi trovate sempre che sono in fase lavorativa. Il bello è che, niente, stamattina dovevo fare un botto di robe e alla fine non ho fatto niente perché mi sono persa in altre cose da fare, quindi ora mi metto a concludere quello che stavo facendo. Scusatemi, non avete capito niente dalle clip, devo fare delle chiamate importanti in cui capiremo dopo, nella clip successiva, se sono andate bene o male. Beh ragazzi, prima chiamata fatta. È andata bene, cioè non ho niente da dire. E continuiamo con le prossime, che oggi è proprio giornata di chiamate. Anche un bruttissimo tempo, infatti la luce è terribile.
comunque niente di fatto per ora, nel senso che devo richiamare, perché ora non potevano, quindi intanto mi faccio un teino. Cioè, oggi, raga, sta passando il tempo. Io sembra che non sto facendo un cazzo, però in realtà sto facendo cose. E sto anche pensando appunto alle nuove coreografie da fare, perché i ragazzi di Pink hanno praticamente già finito. Ho preso questa tisana, sarà invernale, appunto. Raga, ha un odore di cannella allucinante, cioè mi ha profumato tutto il cassetto qua della cucina. Con la partecipazione di mamma, vieni. Oggi proveremo questo. Un affettato vegetale. Ingredienti: acqua, glutine, grano, barbabietola, olio extravergine. 6, 2, 1, vai. So di polvere, neanche becca. Per me no, grazie. Non ha un gusto particolare. Buongiorno, sono tipo le 8:20 di mattina. Io ho una fame rara perché di solito la mattina non ho così fame, ma io penso che ultimamente sto mangiando molto poco e quindi nulla. Ora sto mangiando e tra un po' parto. Io che mi sveglio così presto è perché, cioè, vuol dire solo una cosa: o che devo prendere un aereo, ma non è questo il caso. O ci sono delle nuove novità lavorative. Questo è il risultato delle chiamate che ho fatto ieri. E quindi sto andando a Vicenza per sentire alcune informazioni, ma se dopo sarà tutto confermato, vi dirò alla fine di queste clip. Qua ragazzi, parcheggiate abusivamente. Che giornata molto brutta, però noi usciremo solo con buone notizie. Questa è la questione, raga. L'ho appena finito di fare tot chiamate, ma mi hanno chiamato una signora che avrà avuto età media 80 anni. Fa: dimmi il tuo nome, Jenny, Nicole. No, Jenny fa: va bene, scrivo danza. Stavamo morendo. E ho sudato per fare questa chiamata. Io sono sudata, posso dirtelo? Ma che tempo orribile c'è oggi. Comunque sono andata a mangiarmi un sushi e ora vado verso casa e poi riparto, vado a lavoro. E poi abbiamo quasi finito questa settimana. Oggi è il mio penultimo giorno da 27enne, no, da 26enne. Buongiorno, se sono in questa postazione vuol dire solo una cosa e voi lo sapete, ovvero che sto lavorando. È presto, così mi prendo in anticipo e poi devo fare delle robe oggi pomeriggio. Non sono truccata perché dopo andiamo a fare la laminazione ciglia, un giorno prima del mio compleanno, che così domani sono. In realtà non ho mai fatto la laminazione ciglia e era un regalo di compleanno dell'anno scorso, però non l'ho mai sfruttato e ho detto vabbè, lo facciamo il giorno prima del mio compleanno e quindi vado a farlo da Alessia. E poi vedremo il risultato. Cioè, per ora le mie ciglia sono così. Boh, dove devo guardare su per farvi capire? Questa è la situazione. Vedremo. Cioè, questo è il prima e poi vi farò vedere il dopo. Questo cane è un essere umano, praticamente. Margot. Guarda, quando fa così vuole le coccole. Vuole le coccole? Ah. Ma che roba? Guarda, no, no. No, no, no. Mentre ragazzi, ho finito il trattamento, solo che sono poi andata da una parte all'altra, infatti è sera. Come faccio a vedere il risultato? Adesso la luce non è fantastica e dovrei, come si dice, dopo magari farci tutti i trattamenti, eccetera, però già da domani posso truccarle, quindi sì, questa è la situazione. Oltretutto mi ha fatto un trattamento al viso che voi non so se vedete, io ho la pelle lucida.
cioè sono lucida, eppure ho un fondotinta matte addosso, ok? Quindi che dovrebbe mattificare il tutto. E invece ho la pelle super lucida perché mi ha fatto tipo un esfoliante, mi ha messo due maschere, mi ha fatto un massaggio, ma proprio viziata oggi. Manca poco al mio 27° anno di vita e ho fatto una lista delle cose che effettivamente sono successe quest'anno, anche se deve ancora finire, quindi diciamo in questi 26 anni di vita, perché molte volte ci concentriamo sulle cose che magari non sono andate bene, a volte secondo me ci dimentichiamo. Quindi ho fatto una lista e mi sono aiutata anche con i video di YouTube e ora vi leggerò quello che ho scritto per fare un rewind di quello che sono stati i miei 26 anni di vita. In realtà è una lista piena di un sacco di cose. Allora, sono andata a Firenze per la prima volta con mia mamma. Ho cercato di superare una cosa che non ho superato. Ho cambiato un sacco di lavori e ne ho persi, e ogni cosa nuova che io andavo a fare lavorativamente parlando non mi entusiasmava più, e questa cosa mi stava un sacco preoccupando perché non stavo capendo qual era il problema, e alla fine non c'era nessun problema, semplicemente io stavo trovando la mia strada. È uscito l'album di Jimin, l'ho messo nella lista perché ragazzi io ho pianto quando è uscito l'album di Jimin. Ho preso Joy, il pappagallino, che mi ha dato la conferma che non sono in grado di tenere degli animali. E sono andata ad Edimburgo, prendendo un aereo prenotato probabilmente una settimana prima. C'è proprio un volo last minute, un'idea last minute. Sono andata al concerto di Tananai, completamente a caso. Ho preso un aereo per farmi un weekend fuori porta solo ed esclusivamente per andare in discoteca. Sono andata a Milano sempre per un evento K-pop, dove ho visto per la prima volta dal vivo, cioè era davanti a me, Soul Mafia, che io seguo da tantissimi anni. Ho regalato Maggie a mio papà, che è la cagnolina che ha tuttora a casa, che a volte vedete nei video. Sono andata in Corea, sono andata in radio. Ho collaborato con un'azienda che fa beauty e quindi sì, il mio lavoro si sta un pochino espandendo. Ho quasi aperto una nuova sede della mia associazione, dovrà iniziare a gennaio, vedremo insieme come andrà. Ho fatto un saggio con più di 200 persone, ragazzi, è stato il mio primo saggio della mia associazione e io non mi aspettavo così tanta gente, ero super emozionata, super orgogliosa di me. C'erano talmente così tante persone che io non sapevo dove metterle. Sono andata a Sappada, in montagna, con i miei ragazzi, cioè quelli con cui lavoro. E è stato bello anche quello, anche se abbiamo fatto un weekend corto, però è stato bello. Sono andata al concerto di Max Pezzali, ragazzi. Io anche Max Pezzali io lo seguo da tantissimo, cioè non sono una fan accanita, ma è un cantante che mi ricorda tanto la mia infanzia. Sono andata anche al concerto di Tiziano Ferro, che se avete l'opportunità di andare, andate. Cioè io sono andata, ripeto, non sono fan, ma perché per fare esperienze, per fare cose, cioè ovviamente conoscevo le canzoni, lui bravissimo. Posso dire anche di più di Max Pezzali, cioè mi è piaciuto di più di Max Pezzali, perché lui sa assolutamente tenere il palco, è proprio un artista, cioè non che Max Pezzali non sia, però lui è proprio bravo, è proprio bello, se vogliamo dirla tutta. Sono riuscita a portare nella mia sede due ballerini coreani, non uno, ma bensì due ballerini coreani. Sono stata per la prima volta giudice di un contest, è stato un contest piccolino, però è stato soddisfacente, insomma. E ovviamente nel mezzo a questi punti sono successe delle cose positive, delle cose negative. Però se devo concentrarmi su tutto quello che vi ho detto, sono successe un sacco di cose belle, in realtà sono successe veramente un sacco di cose belle, e quindi sono in realtà contenta dei miei 26 anni, sono super curiosa dei 27, ho già un sacco di idee in mente e ci sono un sacco di cose che dovranno succedere, e io sono super contenta che in questi 26 anni, per un brevissimo periodo di un mese, ho abbandonato YouTube per poi tornarci, e sono contenta perché mi sento io. Il fatto di anche non riprendere più mi faceva strano, perché non che non debba più succedere, però riprendere è sempre stata parte di me, riprendere parte di me, sono parte di me i video, perché io amo ricordare le cose. Cioè, io vi saluto, ci vediamo domani, manca poco al mio compleanno,
E nulla. Ci vediamo al prossimo video.